Salve web spettatori di Nano di Pù, con noi Gerardo Di Paola, responsabile dirigente dell'ufficio elettorale del Comune di Cardito. Domenica sono le 13.30, i primi risultati su questo referendum sull'acqua, sul nucleare, sul legittimo impedimento. Allora, la percentuale di votanti alle 12 è del 6,80%. È abbastanza bassa? No, diciamo che è un po' più bassa di quella nazionale, ma è molto più alta dell'ultimo referendum che abbiamo fatto nel 2006. Pensi che nel 2006 la percentuale di votanti alle 19 di sera, alle 19 era la stessa che noi adesso abbiamo registrato a mezzogiorno. Quindi c'è stata un'affluenza maggiore, questo fa sperare. No, oggi è domenica, una bella giornata di sole, la gente sarà andata a mare, vedremo stasera al rientro. Spero, quindi si potranno commentare. Io credo che sicuramente avremo dati più. Lei è in grado di dirmi quanti votanti ci sono qui a Cardito? Vogliamo analizzare qualche sezione? No, i votanti totali sono 17.000 e dispari. 17.519 esattamente. Bene. Distribuiti su 18 sezioni. Quindi dovrebbero andare 8.000 cittadini di Cardito a votare per 9.000 per raggiungere il quorum. Sì, un quorum cittadino. Il dato nazionale è intorno all'8. Il dato nazionale alle 12 è circa il 10%, poco più del 10%. Quindi è troppo presto forse per commentare questa notizia. Il dato che ci farà capire il probabile esito rispetto al raggiungimento del quorum o no, sicuramente è quello di vedere la chiusura dei seggi o il dato delle 19, cioè può essere più indicativo, diciamo. Benissimo, noi la ringraziamo per questo aggiornamento, vediamo qui del segretario e coordinatore del Partito Democratico di Cardito, Cirillo, il geometra Peppe Cirillo. Segretario, che cosa succede con questo referendum? Ci aspettavamo dei dati più alti, perché siamo abituati a vedere i carditesi, che almeno durante i comunali, no? Che a mezzogiorno a votare già il 50%. Avete fatto una buona campagna, il Partito Democratico sostiene i 4 sì. Un commento su questo? In verità sono stamattina qua all'ufficio proprio per verificare effettivamente le persone che sono andate a votare e vedere anche la voti di percentuale. Siamo leggermente rispetto alla media nazionale un po' più bassi, però abbiamo cercato di sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza rispetto a questi referendum. Il Partito Democratico si è schierato in prima linea con i 4 sì, abbiamo fatto le manifestazioni anche con i giovani democratici e il referendum rispetto all'amministrativo è un'altra cosa. In effetti uno deve sensibilizzare i cittadini rispetto all'opinione pubblica e quello che bisogna fare. Le amministrative è tutta un'altra cosa, ma non solo qua a Cardito, ma a livello nazionale. Tra l'altro le amministrative qui saranno l'anno prossimo. Si sente girare molto il suo nome, lo posso dire sottovoce? Su questo fatto qua oggi stiamo in quota di referendare, quindi stiamo analizzando le. Allora facciamo una cosa, lei mi promette qui davanti alle telecamere un prossimo incontro nei prossimi giorni per parlare della politica cittadina, per aggiornarci su quello che accade questo e su quello che accadrà l'anno prossimo. Do un invito cortesemente, se ci può seguire anche, noi stiamo facendo al congresso cittadino a fine giugno, quindi è solo oltre scuse il referendum, a fine giugno faremo il congresso cittadino dove sarà eletto un nuovo coordinatore delle varie proposte che stanno in campo e ci sarà una nuova manifestazione. A questa manifestazione arriveranno per la giornata del congresso verranno invitati anche i sindaci limitrofi dei partiti del Partito Democratico, quindi l'amico Carlo Esposito e l'amico Francesco Russo, qui il presidente, il capogruppo in consiglio regionale, l'onorevole Peppe Russo. Noi segnaliamo che qualche problema crispano col Partito Democratico c'è, insomma ci sono state le dimissioni di Enzo Cennamo e quelle annunciate di Nunzio Cennamo, anche se non fa parte del Partito Democratico, e invece a Frattamaggiore dobbiamo registrare invece l'azzeramento forzato del sindaco su tutta la giunta, lì c'è un po' di bufera e quindi diciamolo. Va bene, io la ringrazio e ci vediamo nei prossimi giorni per un aggiornamento più politico. Grazie, vi aspettiamo su napolinord.it, ringraziamo anche il dirigente dell'ufficio elettorale Di Paola e vi ripeto, vi aspettiamo su napolinord.it e voxnews.it. Grazie.